Buongiorno, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est, siamo qui al terzo giorno di fiera, passeggiamo sempre per i corridoi del padiglione dedicato all'Italia. Siamo qui con la signora Elena Picozzi della One App, un'azienda che rappresenta diversi prodotti. Elena, come sta andando questa fiera e che impressioni ci sono? La fiera è sicuramente interessante, ho visto una buona affluenza di pubblico, c'è una buona presenza anche di prodotti italiani bene. E soprattutto ho notato comunque un interesse sempre crescente per i prodotti di alta qualità, prodotti di fascia premium, per cui sì, sicuramente una bella esperienza. Prima volta a Mosca? Prima volta a Mosca. Perché qui c'è ancora quell'entusiasmo di chi per la prima volta conosce un nuovo paese, un nuovo mercato. Sì, sicuramente. E opinioni della fiera come strumento di marketing, strumento per approcciare nuovi mercati? Consigli ancora valido come strumento? Sì. Ancora sì. Quindi secondo me ancora sì. E comunque l'importante è la presenza, è un punto anche di incontro, non solo di promozione del proprio prodotto e dei propri marchi, è comunque un momento di incontro tra aziende, tra consumatori diversi. Ti permette di conoscere meglio il mercato, un po' i gusti. Sicuramente, sì. Quindi in merito al tuo prodotto, che riscontro stai avendo? Buono, una grande curiosità, per quello che dicevo, ho notato che c'è interesse verso i prodotti di particolari, quindi prodotti di fascia alta, prodotti magari anche un po' di nicchia, c'è grande curiosità verso l'innovazione, innovazione e qualità contemporaneamente. Specifichiamo che una delle aziende che lo rappresentano è una marmellata di fiori di rosa, di pietre di rosa. Prodotto che io non conoscevo e con mio stupore ho visto che riusciamo come italiani sempre a stupire i nostri clienti. Benissimo, quindi ti ringrazio della disponibilità, ringrazio anche un po' dell'ottimismo, dell'entusiasmo che hai trasmesso con questo video. Se il video vi è piaciuto mettete il vostro like, se avete dei commenti, delle critiche, noi siamo sempre disponibili, scriveteli qui sotto il sito. Arrivederci.